anche con lui, il nostro filosofo e saggista di fiducia Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica a tutti. Buona domenica anche a te. Allora, ci sono stati dei moti particolari negli Stati Uniti. Che cosa sta succedendo tra sciamani travestiti in maniera improbabile e invece rivoluzioni che hanno un perché? Dunque, è interessante quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America, una crisi tellurica che non è solo politica, ma direi anche di civiltà e che si manifesta in maniere palesemente ridicole, anche con le corna, con le pelli da orso e nelle maniere che abbiamo visto rappresentate giornalisticamente e televisivamente. Intanto è una crisi politica, perché giustamente da più parti si è detto, in sintesi, e voi sareste la più grande democrazia del mondo, quella in cui si parla di brogli alle elezioni presidenziali, quella in cui il popolo scontento addirittura va a prendere i luoghi del potere con maniere ovviamente forti e anche violente, destando poi la risposta essa stessa violenta e inaccettabile della polizia che spara all'altezza delle persone. Ma soprattutto la domanda, al netto di questa crisi evidente di democrazia e di serietà degli Stati Uniti d'America, che d'ora in poi non potranno più nemmeno permettersi di raccontare la storia che vanno a esportare quella cosa che non hanno nemmeno in casa loro, cioè la democrazia, al netto di questo vi è anche la domanda: come è potuto accadere questo? Come è potuto accadere che non venissero fermati prima questi manifestanti che stavano andando a occupare in maniera facinorosa i luoghi del potere? Allora lì sorge a sua volta un'altra domanda: forse che qualcuno ha lasciato che ciò accadesse, forse era una grande trappola per poter poi agire con la violenza che abbiamo visto indecorosamente esprimersi, con le uccisioni anche. Forse una lezione che viene data a Trump e a tutti i suoi seguaci: non provateci mai più, questo è quello che sapete fare, siete dei violenti. Sono tante domande ovviamente che possiamo porre, sia dal punto di vista degli Stati Uniti e delle loro politiche interne, sia dal punto di vista della visibilità esterna. Mentre accadevano quelle scene, io pensavo tra me e me che cosa stessero pensando tra loro, gustandosi la scena, immagino, il presidente russo, il presidente cinese. Prova ne è, oltretutto, che perfino l'Iran ha detto testualmente: e voi sareste la più grande democrazia del mondo. Una perdita di credibilità, direi, totale da parte degli Stati Uniti d'America. E poi anche ciò che è seguito, che merita anche attenzione, la reazione dei cosiddetti social networks, delle grandi piattaforme digitali, che hanno scelto di censurare e silenziare il presidente Donald Trump. È un gesto, lasciamo stare che si tratti di Trump o non di Trump, ma è un gesto preoccupante, un precedente preoccupante, da che segnala che ormai questi padroni del capitale e-commerce digitale, delle piattaforme, stanno in un piano al di sopra della grande politica, al di sopra degli stati nazionali, e possono in maniera improvvisa chiudere i rubinetti, bloccare le persone, togliere la voce a seconda delle loro opzioni, evidentemente, perché non mi risulta che avessero spento i social network di Obama quando guerreggiava e deponeva con la violenza Gheddafi, ad esempio. Non mi risulta che tolgano la voce a presidenti che agiscono in maniere sconsiderate, quanto può aver agito Trump. Ecco, è evidente che non sono neutri queste piattaforme, primo. Secondo, è altresì evidente che stanno al di sopra ormai della politica. Sono piattaforme transnazionali che decidono sovranamente e scavalcando la politica. E per inciso, non si dica, sono privati, quindi fanno ciò che vogliono, perché anche in Italia abbiamo negozi che sono privati, ma se voi entrate in un negozio non possono buttarvi fuori perché avete, supponiamo, gli occhi azzurri o la pelle nera, perché ci sono delle regole della Costituzione, nel caso italiano, che normano anche lo spazio privato. Certo. Ecco, sarebbe interessante domandare a quali regole debbono rispondere queste piattaforme, o godono di una sorta di sovranità assoluta e senza limiti. Tante domande credo che questa vicenda americana ci pone dinanzi. Perfetto. Un'ultima domanda sui vaccini. La questione vaccini in Italia: stanno arrivando, però li stanno centellinando. Si parla tanto dei cosiddetti negazionisti, no? Cioè coloro che si pongono qualche domanda sui vaccini, però in realtà ne stanno arrivando pochi. Quindi anche chi vorrebbe vaccinarsi vede questa possibilità sempre più lontana. Cosa ne pensi? Sì, da un lato
c'è gente che legittimamente vuole vaccinarsi e che non riesce a farlo perché non vi sono vaccini a sufficienza per ora. Dall'altra vi è gente che più o meno legittimamente anch'essa ha dei dubbi, o non parlo di quelli che a priori sono contro i vaccini, che sono una setta a sé stante che non prendo neanche in considerazione. Parlo di coloro i quali hanno legittimamente, credo, dei dubbi, vogliono sapere di cosa si tratta, vogliono sapere se vi sono controindicazioni, e su quelli si sta creando una forma di accanimento. Io ti dico in tutta sincerità che non sono né contro i vaccini né a favore, nel senso che voglio esaminare il singolo vaccino in questione e chiedermi se abbia degli effetti collaterali, se non li abbia, se abbia dei benefici, e soprattutto nel caso di questo vaccino se mi permetta di tornare alla normalità, perché se mi permette di tornare alla normalità può avere un senso farlo se non ha delle controindicazioni. Ma se mi devo vaccinare per poi rimanere con i lockdown e il distanziamento sociale, mi debbono allora spiegare perché dovrei? Questa è la domanda che sollevo pacatamente. Benissimo, diciamo, dico solo un'ultima cosa, il vero problema oggi è che ci sono tifoserie in ogni cosa, pro vaccini e contro vaccini. Bisogna invece procedere, come insegna Kant, con la propria testa, con la ragion critica, criticando l'oggetto in questione e facendo valere il coraggio del sapere e il coraggio delle proprie idee. 10:13, io ringrazio il filosofo e saggista Diego Fusaro. Per approfondimenti leggete i suoi ultimi libri sul tema. Grazie Diego e alla prossima. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro. Radio Linea numero 1.